Benvenuti, bentornati al nostro consueto appuntamento con 7 giorni. Come spesso accade, lo diciamo proprio in apertura, è stata una settimana ricca di notizie e quindi sarà ricca anche di commenti e riflessioni. Per una volta partiamo dallo sport perché c'era grande attesa per la finale di Coppa Italia mercoledì allo stadio olimpico fra Fiorentina e Inter. Purtroppo per i viola non è andata bene, ha vinto la formazione milanese per 2-1 grazie ad una doppietta di Lautaro Martinez. I tifosi si erano organizzati in ogni parte della città e non solo per seguire il match e eventualmente anche stappare la classica bottiglia al momento in cui sarebbe stata innalzata la coppa. Non è andata così, ma c'è un'altra prova importante, quella della finale di Conference League contro i londinesi del West Ham. Ma intanto apriamo e sentendo ai microfoni delle nostre colleghe del telegiornale i commenti e le battute dei tifosi della Fiorentina. Il servizio. Ha giocato bene, però la squadra era più forte, l'Inter era più forte e le punte, loro segna, la nostra no. Partite secche non conta l'orgoglio, non conta il blasone della squadra, 90 minuti, quindi te la giochi tutti in una partita. E secondo me siamo mancati nella squadra che vuole e è abituata a vincere. Che cos'è che è mancato in questa partita? L'attaccante che fa gol. Un po' di personalità. Purtroppo si è fatto un errore in difesa e è andata così, purtroppo. E si è sbagliato anche tanto in attacco. Un po' ingenuotti, insomma, come l'approccio della partita. Ci poteva andare meglio, diciamo, però insomma nulla da dire perché la squadra si è ultra impegnata. Anche a lei è piaciuta? Sì, molto, molto, molto. Poi uno doveva perdere. Ma si poteva fare di più, secondo me. In che cosa si doveva fare di più? Sull'1-0 bisognava, secondo me, difendere meglio il risultato. Invece non siamo riusciti. Ma si poteva anche vincere se giocavano un po' meno, fatti fa due contropiedi come ci hanno fatto. Insomma, si poteva arrivare anche a tempi supplementari. Come ha trovato il gol di Gonzalez? Bello, bello. Siete orgogliosi comunque della squadra? Sì, molto, molto, perché in un campionato così tutti dicono le andavamo, siamo entrati nelle coppe, ma entrare a fare due finali, insomma, è tanta roba, ecco. Se Commisso vede queste interviste e deve capire che sì, è bello il gioco di squadra e tutto quanto, ma ci vuole anche uno che... Ci vuole un attaccante, via. Ci vuole quello che veramente la fa gol, insomma, ecco. Alla fine siete orgogliosi della squadra? Sì, diamine, diamine. Io le 80 anni sono per la Fiorentina, sì che... Le ha regalato contento. Più gioie o più dolori? Più gioia. Siete più orgogliosi o arrabbiati? No, contenti uguale, ora tanto c'è un'altra. Si vincerà quella, se non si è vinto ieri sera si vincerà quella. Io almeno ci conto. Dunque non è andata bene ai viola di Vincenzo Italiano e commentiamo subito questa notizia con Gianluca Tenti che è collegato con noi. Bentornato, sei dispiaciuto da questa sconfitta, Gianluca? Sì, sono dispiaciuto perché era un lungo periodo che attendevamo di giocare questa finale. Ero all'Olimpico, ho visto un grandissimo pubblico, una buona squadra con delle pecche inevitabilmente e una squadra, dobbiamo dirlo, superiore dal punto di vista tecnico che a un certo momento ha ripreso la partita in mano e ha ribaltato il risultato che si era aperto in maniera molto favorevole per la Fiorentina. Bellissimo lo spettacolo di pubblico, Firenze in questo ha primeggiato con una coreografia strepitosa e adesso tutti concentrati per l'altra finale, sperando di poter alzare una coppa quest'anno. Quindi calcio completamente diverso, abbiamo visto l'Inter e vedremo il West Ham, una squadra londinese, quindi capiamo qualcosa di calcio inglese e anglosassone con un certo DNA che hanno le squadre, soprattutto quelle londinesi. In 10 secondi, un pronostico, Gianluca, per la finale di Coppa? Secondo me questa volta possiamo farcela. Perfetto, perfetto.
Voltiamo pagina dopo aver giustamente dedicato l'apertura di 7 giorni alla Fiorentina e andiamo a occuparci del primo di 2 anniversari particolarmente importanti. Il primo riguarda la strage mafiosa in via dei Georgofili, una strage che fu compiuta da Cosa Nostra in quel periodo fra il 1992 e il 1993 di attacco allo Stato anche al di fuori del territorio normale e consueto della mafia, cioè la Sicilia. Vediamo insieme il primo servizio con il quale abbiamo aperto la settimana con tutte le manifestazioni. Ricordiamo che in via dei Georgofili c'era anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Vediamo il servizio di Chiara Valentini. Noi avevamo l'ufficio qui in piazza San Firenze. Nella notte dell'esplosione era intervenuto il dottor Chelazzi, che era il magistrato di turno, e evidentemente il fatto ci aveva colpito profondamente. Eravamo una procura molto esposta all'epoca sulle indagini antimafia. Giuseppe Nicolosi fece parte del pool di magistrati che fin dalle prime ore indagò sulla strage dei Georgofili e poi su quelle di Roma e Milano. Insieme a lui Gabriele Chelazzi, Pierluigi Vigna, Alessandro Crini tra gli altri. La matrice mafiosa fu subito chiara, ma è stata cristallizzata nel processo che si aprì a Firenze il 12 novembre 1996 e si è chiuso in Cassazione il 6 maggio 2002 con 14 ergastoli tra esecutori materiali e organizzatori. A Nicolosi un pentito spiegò durante un sopralluogo il perché del posizionamento del Fiorino carico di esplosivo in via dei Georgofili. Il Fiorino non venne collocato qui nel piazzale perché temevano che ci fossero delle telecamere, una mi pare c'era in via della Ninna, e perché secondo le loro valutazioni, che ahimè erano corrette, il collocamento del Fiorino e l'esplosione nel piazzale non avrebbe provocato quei danni che invece avrebbe provocato in un ambiente più ristretto come è stato in via dei Georgofili. A 30 anni di distanza, l'anniversario del primo attacco al patrimonio artistico dello Stato da parte della mafia, con un chiaro intento anche terroristico, assume un rilievo particolare con la cattura lo scorso gennaio dell'ultimo condannato che mancava all'appello, Matteo Messina Denaro, tra gli organizzatori della strage. Non è un caso che l'operazione che ha portato al suo arresto fosse stata chiamata Tramonto, come la poesia che la piccola Nadia Nencioni aveva scritto pochi giorni prima di morire, insieme a tutta la sua famiglia e a uno studente che abitava poco lontano, nel crollo della Torre dei Pulci. È stato anche il veicolo della strategia, di questa strategia stragista, dell'attacco ai beni culturali, al patrimonio artistico. Quindi una sua eventuale collaborazione, diciamo che se credo poco possa aggiungere alla fase esecutiva, molto potrebbe dire sulla fase ideativa, sugli apporti eventualmente esterni a Cosa Nostra. Ecco Gianluca, abbiamo spesso parlato in queste ultime settimane delle tappe di avvicinamento a questa ricorrenza tragica per Firenze e per tutta l'Italia. Tu l'hai seguita e ce l'hai raccontato in maniera importante da cronista, da colui che lavorava proprio sul territorio. Insomma, un anniversario che ancora ci deve svelare molte zone d'ombra, sei d'accordo? Sì, abbiamo cercato nel corso degli anni di scavare, se mi passi il termine, per restituire quella verità che ancora manca, che non è completa. Ampi passi sono stati fatti in questa direzione grazie all'impegno dei magistrati e degli investigatori. Mi piace ricordare in questo momento nomi come Vigna, Caponnetto e Chelazzi, che non ci sono più, ma che sicuramente hanno contribuito a squarciare alcuni veli. Nicolosi è ancora con noi ed è una delle figure di riferimento che più di altre si sono battute alla ricerca di questa verità. Io credo che manchi ancora qualche tassello, soprattutto per quanto riguarda
la parte strategica, oltre che quella militare che è stata più o meno individuata, ci sono delle zone d'ombra che cerchiamo quotidianamente di investigare dal punto di vista giornalistico, si intende. Cerchiamo di fare un passo indietro, Gianluca, torniamo a quelle 1:04 del 27 di maggio di 30 anni fa, quando esplose il Fiorino Bianco di fronte all'Accademia dei Georgofili, alla Torre del Pulci, a pochi passi dalla Galleria degli Uffizi. La scheda è di Chiara Valentini. Mi torna alla mente la corsa nella notte per rispondere alla chiamata dei custodi di turno. Rivivo l'ispezione difficoltosa alla luce delle torce, calpestando pezzi di intonaco e di vetri in frantumi, e rivivo il sollievo davanti al tondodoni, intatto, col vetro di sicurezza col quale lo avevamo protetto solo da pochi mesi, ridotto in mille pezzi, ma intorno tante altre opere colpite, alcune in maniera grave. Sono passati 30 anni, ma certi ricordi si cristallizzano e non se ne vanno. Questi sono quelli di Anna Maria Petrioli Tofani, che nel 1993 era direttrice degli Uffizi, lo è stata per molti anni. Chiamarono anche lei quando all'1:04 del 27 maggio il boato mafioso squarciò via dei Georgofili, gli Uffizi, e si portò via le vite di 5 persone. Un paralizzante sgomento, racconta ancora l'ex direttrice degli Uffizi, soprattutto quando il volto impietrito del magistrato di turno, Pierluigi Vigna, le fece capire quello che era già chiaro: non si era trattato di una fuga di gas, ma di una mano criminale e dolosa. Seguirono ore di rabbia sorda, sostituita dal desiderio di dimostrare che non ci si sarebbe piegati alla logica mafiosa, e l'angoscia si trasformò in azione. La squadra interna degli Uffizi si compattò e con l'aiuto delle istituzioni vennero superati tutti gli inghippi burocratici, cosa impossibile in quegli anni in cui non c'era autonomia museale. Dopo 23 giorni il 60% delle sale della galleria venne riaperto. La solidarietà arrivò anche dal mondo dell'arte. Nel luglio dello stesso anno il collezionista Giuliano Gori, su suggerimento della stessa direttrice, dette vita a un'ambiziosa campagna di donazioni di opere d'arte contemporanea per risarcire simbolicamente il museo delle perdite subite. Ne arrivarono 81 che fecero parte di una mostra allestita nel 1995. 62 di queste rivivono ora nella mostra che si terrà fino al 18 giugno nelle sale nuove al piano terra della galleria. Se si uccide un magistrato, ne arriva un altro. Se si butta giù la Torre di Pisa, non sarà ricostruita. Era questo l'intento mafioso. Non avevano fatto i conti, e la riflessione di Giuseppe Nicolosi, che quegli intenti li ha scandagliati bene, con la cultura alla base degli Uffizi. E quella non è stata uccisa. La mafia a Firenze, 30 anni fa, ha perso. Tu, Gianluca, in questi anni ti sei occupato tanto dei Georgofili, così come ti sei occupato anche di un altro anniversario che stiamo per introdurre, quello dei 100 anni dalla nascita di Don Milani, il prete di frontiera barbiana, un punto cardine della storia italiana di quegli anni lì. È vero, Gianluca? Quindi abbiamo spostato il tiro dai Georgofili a Don Milani. Certo, sì, diciamo che Don Milani è stato sicuramente un precursore di una serie di temi che poi sono diventati cari soprattutto alla parte sinistra del dibattito politico, ma che riguardavano in realtà tutti, anche perché erano le condizioni dei giovani che dovevano studiare, che dovevano affrontare la vita costruendosela partendo generalmente da zero, e la famosa lettera alla professoressa è stata lì a raccontarci un mondo che necessitava, secondo me, di maggiore attenzione. Non sempre facile l'interpretazione di quello che era il suo messaggio, qualche volta strumentalizzata, ma sicuramente un punto di riferimento che, come dimostra la visita del Presidente della Repubblica, è lì a mandare ancora dei messaggi importanti, anche se sono passati tanti anni. E naturalmente Toscana TV in questo weekend dedica molto spazio ai due avvenimenti, cioè alla strage mafiosa in via dei Georgofili e al centenario di Don Milani, di cui ti sei occupato anche con un documento importante, è vero, Gianluca? Dedicare alla mia città
ai fiorentini e a chi cerca ancora la verità un docufilm, grazie alla regia di Romeo Conte, con la partecipazione di colleghi come Lirio Abate, Stefano Fabbri, Simone Innocenti, agli archivi giornalistici, alle teche Rai, alle immagini dei Vigili del Fuoco, per andare un po' oltre quello che era il ricordo soltanto dei 30 anni, ma per affrontarlo giornalisticamente, cercando appunto di raccontare che cosa c'era dietro le quinte. Bene, e noi dedichiamo fra qualche istante una ampia scheda sulla biografia di Don Milani. Buon lavoro, direttore, lasciamo spazio anche ai tuoi ricordi, d'accordo? Benissimo, buon lavoro. Grazie Gianluca, alla prossima. Gianluca Tenti ci ha introdotto l'argomento che vi proponiamo subito con un'ampia scheda di Chiara Valentini che ci ricostruisce tutte le tappe del prete di Barbiana. Una scuola paritaria e laica, senza distinzione di ceto, sesso, classe sociale e religione. Una scuola uguale per tutti e accessibile a tutti, in cui non ci sono punizioni o bocciature, ma parole a spiegare l'errore e aiutare a non ripeterlo. Una scuola in cui chi ha imparato insegna agli altri e nessuno resta indietro, perché non si va avanti finché tutti non hanno capito. Una scuola il cui scopo è far emergere il massimo potenziale di ognuno, diverso da individuo a individuo e proprio per questo unico e prezioso. Una scuola inclusiva il cui motto è «Mi importa». Un'utopia, oggi come ieri. Eppure, una scuola del genere è esistita a Barbiana esattamente così. A guidarla c'era un prete, anche se sono stati proprio i preti a osteggiarlo maggiormente. Lorenzo Milani non era nato tra i preti, la sua fede, essenziale e pura, si formò in una cappella sconsacrata. Non aveva in mano un rosario quando ciò avvenne, ma un pennello, perché la pittura era la sua passione e il quadro della sua visione lo ha realizzato nei minimi dettagli. Era nato il 27 maggio 1923 in una famiglia della borghesia fiorentina. La sua mamma era di origine ebraica, ma entrambi i genitori erano agnostici e anticlericali, anche se con il soffiare in Europa del vento nazista e antisemita si unirono con un rito cattolico e battezzarono il figlio. Lorenzo cresce in un ambiente raffinato e colto, era pronipote del grande filologo Domenico Comparetti, e ricco. Ma quando entra in seminario nel novembre del 43, il suo approccio alla vita è quasi francescano. Volle una branda al posto del letto, le sue scarpe se le ricavò da solo da un copertone di motocicletta, racconta il cardinale Piovanelli, suo compagno in quegli anni. Don Milani inizia da subito a scontrarsi con i vertici ecclesiastici che considera lontani dall'immediatezza del Vangelo. Il suo primo impegno nella piccola parrocchia di San Donato di Calenzano nel 47 dura poco. Non piace la scuola per operai e contadini che aveva messo su. Bisognava isolare quel piglio anticonvenzionale ancora di più. Il 7 dicembre 1954 Lorenzo Milani arriva a Barbiana, sperduto gruppo di case tra i boschi del Mugello. Ha in tasca i due strumenti della sua missione che considera assolutamente paritari in importanza, il Vangelo e la Costituzione. Inizia subito a radunare i giovani della zona e a creare per loro e con loro la sua scuola. Non mancano le resistenze da parte degli abitanti, per quel prete un po' tocco che si circondava di ragazzi dalla mattina alla sera, li teneva a scuola tutto il giorno e gli insegnava ogni cosa, dalla scrittura, alle lingue, all'astronomia. E il pomeriggio si lavorava, gli faceva leggere il giornale e se una parola non era chiara, si apriva il vocabolario. E se il mondo raccontato tra quelle pagine non piaceva, si discuteva di come trovare una soluzione. E mentre si imparava e si sviluppava un pensiero critico, si rideva, perché Lorenzo Milani era simpatico, racconta chi lo ha conosciuto, e il sorriso gli attraversava il volto. Non era un carattere semplice, intendiamoci. Nella consapevolezza dell'importanza della cultura che ha trasmesso ai suoi ragazzi, il suo linguaggio era schietto, volutamente provocatorio, spesso crudo e aspro, come la vita dei suoi parrocchiani. Troppo fuori dai canoni quella scuola del prete, in cui non c'erano banchi, non c'erano cattedre, non c'era nemmeno il crocifisso appeso alla parete. Troppo rivoluzionarie le sue pubblicazioni, la sua pedagogia e la sua fede. Il suo Esperienze pastorali viene ritirato dal commercio nel 1958, a pochi mesi dalla pubblicazione. Il Sant'Uffizio ne ritiene inopportuna la lettura. Cambierà idea solo nel 2014. La crosta del tempo contro il quale Don Milani scaglia il suo messaggio dirompente è impermeabile a ogni critica, ingessata in un mondo ancora diviso da un muro.
A Papa Giovanni XXIII piace Don Milani, ma non basta. Il cardinale Elia Dalla Costa non può più proteggerlo. Sono gli anni della repressione, dell'effervescenza ecclesiastica dei preti fiorentini cosiddetti di frontiera. Don Milani, ma anche Don Facibeni, Padre Balducci, Padre Turoldo, Enzo Mazzi. Erano gli anni del sindaco La Pira. Lo Spirito Santo sembrava essere sceso su Firenze. E da Firenze arrivarono anche le critiche più feroci. L'incontro tra il cardinale Ermenegildo Florit e Don Milani a Barbiana è teso, aspro, angoscioso. Don Milani morirà un anno dopo, nel 1967, piegato dalla lunga malattia. Aveva 44 anni, volle accanto a sé i suoi ragazzi affinché imparassero cos'è la morte. E da allora riposa nel piccolo cimitero di Barbiana. I semi che ha piantato sono germogliati negli occhi dei suoi allievi e nel suo messaggio che ancora risuona. I care. Dunque, in questa scheda abbiamo capito l'esatto spessore di Don Milani, un vero e proprio combattente, fra virgolette, a Barbiana, e coloro che lo hanno anche seguito sulle orme del suo insegnamento. Commentiamo questo anniversario e poi torneremo un attimo anche sui gergofili con Stefano Fabbri, che è collegato con noi. Stefano, bentornato. Grazie, salve a tutti. Settimana importante, perché voglio dire, a parte abbiamo aperto purtroppo con la sconfitta della Fiorentina, anche per allentare un po' la tensione, ma i due anniversari sono due tappe importanti per la nostra Toscana e soprattutto per Firenze, e cioè gergofili e Don Milani. Ripartiamo, Stefano, da Don Milani. Che ricordi hai del prete di Barbiana? Ma guarda, io, come dire, ho fatto in tempo a sentirne l'eco quando ero ancora ragazzino, perché era ancora molto fresca la sua esperienza, eccetera. Certo è da dire che sue testimonianze o suoi scritti come Lettera a una professoressa hanno segnato, ma in maniera veramente profonda, non soltanto la mia generazione, ma anche quella forse successiva. Don Milani è stato in qualche modo il paradigma un po' anche del nostro spirito di ribellione, che si è manifestato ovunque in una città come questa, in una regione atipica come può essere la Toscana, con un anelito forte nella ricerca non soltanto di libertà, ma anche di forte critica a un potere quando questa critica serve e quando c'è, diciamo, qualche cosa da cambiare. Credo che sia un anniversario importantissimo, soprattutto perché è stato anche preceduto da delle tappe altrettanto importanti, no? La presenza del Papa Barbiana di qualche anno fa, insomma, è stato un punto, un passo di avvicinamento, di riavvicinamento, forse anche di riconoscersi in questa figura che è stata molto contrastata, ma senza la quale oggi saremo sicuramente più poveri. La presenza e l'importanza di questi due avvenimenti, Don Milani e la strage mafiosa in via dei Gergofili, è stata testimoniata dal Presidente della Repubblica Mattarella. Ti volevo chiedere, sul fronte dei Gergofili, se ancora dobbiamo scrivere qualche capitolo, secondo te, di questa brutta e tragica vicenda. Ma guarda, mi è successo non molti giorni fa di ascoltare, in una delle rarissime, diciamo, occasioni quasi pubbliche, insomma, perché era il procuratore aggiunto Luca Turco, che era tornato nella sua vecchia scuola e poi anche la mia, il liceo scientifico Da Vinci, per incontrare gli studenti e raccontare come erano avvenute le indagini, com'era la successione storica, diciamo, no, della vicenda. E devo dire che ha detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè mi ha detto: a questo punto, dal punto di vista giudiziario, certo, le cose restano in piedi perché l'omicidio e tanto più la strage sono reati imprescrittibili, quindi finché c'è la possibilità di approfondire dal punto di vista di indagine è chiaro che va fatta. Però, diceva il dottor Turco, a questo punto sta diventando quasi più una materia di storici che non di giudici, perché obiettivamente ormai fa parte, quando una cosa è accaduta da 30 anni, dobbiamo darne anche un giudizio storico, non tanto sull'attentato in quanto tale, quanto sul suo contorno. Penso a tutta la vicenda dei mandanti o la vicenda anche collegata
che è stata quella della trattativa Stato-mafia, eppure c'è stata, ma in che misura c'è una sentenza della Cassazione di cui sarà molto interessante leggere le motivazioni. Però ecco, è stato, oggi qualcuno ha scritto che è stato un evento in cui, quello dell'attentato di Georgofili, in cui Firenze ha perso la sua innocenza. Io non so se questo sia vero, perché purtroppo l'innocenza Firenze l'ha persa anche molte altre volte, l'ha persa dopo nei giorni dell'emergenza alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'ha persa durante l'alluvione, ma in questo caso è stato veramente un risveglio brusco, perché ci ha fatto capire che la mafia non è qualcosa di lontano geograficamente da noi, è qualcosa che è tra noi e per questo va combattuta. Allora, abbiamo fatto questi due ricordi molto importanti, l'attualità ci impone ancora di ritornare sul maltempo e su quello che è accaduto non solo in Emilia Romagna ma per la Toscana in Alto Mugello, tante frane, rischio frane, c'è da lavorare molto in quella zona, e su questo argomento nel prossimo servizio è tornato anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Vediamo il servizio. Il maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna ha toccato l'Alto Mugello, che ha mostrato tutte le sue fragilità. Non ci sono state esondazioni, ma la montagna e il terreno in alcuni punti ha ceduto, creando voragini in strada di alcuni metri. È stato di emergenza nel comune di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio. Gli interventi sono e saranno tanti, difficile però avere una stima dei danni. Io posso prendere oggi e dire che nel punto in cui mi è crollata la strada, io davanti a un punto, una curva, mi è andata via proprio la curva, teoricamente il danno è 500.000 euro, 50 metri di strada, ma quando io invece che il danno vado a vedere cosa dovrò fare per rimediare allo smottamento, invece 500.000 euro, a me me ne verranno fuori 2 milioni, perché la strada dovrà avere un nuovo tracciato, dovrò fargli un nuovo terrapieno, dovrò costruirgli un altro itinerario, quindi stiamo attenti anche a questa cosa dei danni. I danni non vanno visti sul danno procurato a quello che c'era, ma sul livello di attesa per ricostruire meglio quello che è necessario. Ecco, Stefano, in Mugello c'è da lavorare, eh? C'è da lavorare tanto su tutto l'Appennino, tra l'altro con dei modelli che forse non sono più buoni, cioè, nel senso, penso all'esempio emiliano. In Emilia si è parlato molto del fatto, in Emilia Romagna, che non ci fossero casse di espansione dei fiumi e dei torrenti, in realtà ci sono, ma sono tutte in Emilia, perché i modelli matematici e storici avevano indicato in quell'area della regione quella più alluvionale, esatto. In realtà è accaduto, sta accadendo esattamente l'opposto. La stessa cosa forse può determinarsi da noi, con un aggravante, che quella parte, diciamo, dell'Appennino, il versante toscano eccetera, è molto più aspro, molto più soggetto già da tempo anche a forme di erosione e di frane, e questo probabilmente capisco si possa parlare, insomma, stavo leggendo, si tratta di ridisegnare, risagomare mi sembra un eufemismo, però è così, anche le stesse strade che hanno attraversato ormai da decenni, anzi forse da più di un secolo, quel pezzo di territorio, quindi è un lavoro enorme. In questo momento, devo dire la verità, mi sembra che siamo più forse alla resa dei conti dal punto di vista della polemica politica e non dell'operatività. Stefano, grazie di essere stato con noi, alla prossima. In 5 secondi, sei dispiaciuto della sconfitta della Fiorentina con l'Inter in Coppa Italia? Tu che dici? Nel senso, ieri una speranza si è aperta ai primissimi minuti e poi vedere un attimo di sbandamento dopo il 2-1, nonostante, devo dire, sia stata una partita veramente bella, e devo dire dobbiamo ringraziare tutti coloro i quali erano in campo e anche coloro i quali erano sugli spalti dell'Olimpico ieri. Benissimo, e poi ricordiamo che i Viola dovranno giocare un altro match point in Conference League contro i londinesi del West Ham. Grazie Stefano. Grazie a voi tutti. Bene, grazie a Stefano Fabbri. Adesso, come di consueto, le altre notizie della settimana. Franco Mengoni, il 75enne che all'alba di martedì ha accoltellato la moglie, Franca Fioravanti, 79 anni, nella loro casa in via Fiorentina, è stato trasferito dal carcere della Dogaia al reparto di psichiatria dell'ospedale di Prato. Così ha deciso oggi il giudice delle indagini preliminari. Insieme alla convalida dell'arresto per tentato omicidio è stata dunque disposta la custodia cautelare in un luogo di cura, in attesa anche di sapere se sarà accolta la richiesta della procura di sottoporre
sottoporre l'anziano a una perizia psichiatrica per valutare la sua capacità di intendere e volere ed esaminare l'eventuale pericolosità sociale. Una scelta dettata dal fatto che la vicenda ruota attorno a una vita di coppia normale, almeno all'apparenza. Gli investigatori non hanno rintracciato al momento nessun elemento capace di fare anche solo immaginare quanto successo. Una vita normale di due anziani coniugi alle prese ultimamente con qualche problema di salute, più che altro con qualche acciacco dovuto anche all'età. Non c'è, o meglio non ci sarebbe, un movente in grado di spiegare il motivo di quelle quattro coltellate alla gola che hanno rischiato di uccidere la donna. Forse un gesto d'impeto, forse un raptus, roba di qualche secondo, considerato che è stato l'anziano stesso a telefonare al 118 per chiedere aiuto. Intanto arrivano buone notizie dall'ospedale. I medici hanno sciolto la prognosi e Franca Fioravanti ha lasciato la terapia intensiva per proseguire le cure nel reparto di medicina. Forse nei prossimi giorni sarà in grado di aggiungere qualcosa al quadro tracciato dagli inquirenti, un quadro che ad oggi non mostra ombre né aloni.